Angelo Marino, consigliere regionale di Città Nuova e componente del gruppo federato con Caldoro, è l'ospite di questa puntata del Taccuino Politico della Campania. Ecco, Angelo Marino, nonostante componente del gruppo federato con Caldoro, dice un no netto alla eventuale candidatura del presidente della regione alle primarie del centrodestra. Per la verità io sono il portavoce in aula del gruppo federato e quindi sostanzialmente, essendo Caldoro federato nel gruppo, sono il portavoce anche suo in aula. Il punto è Caldoro che dice no a se stesso, allora sostanzialmente può apparire tale, ma io dico no per una serie di ragioni politiche, non per un divertimento o per essere controcorrente rispetto ad altri. Io dico che l'impostazione che il Presidente ha lanciato l'altro giorno in un'intervista prima televisiva e poi alla stampa, rilasciata alla stampa e poi elaborata dalla stampa, parte da un dato che probabilmente non è controcorrente proprio della politica in generale, e cioè il voler indicare un uomo per guidare un gruppo, quando invece bisognerebbe sostanzialmente partire da un'idea e dall'idea poi sviluppare quello che la gente vuole. Ho detto al Presidente che per candidarsi alle primarie, come un fatto serio ma un fatto reale, bisogna innanzitutto voler avere in mente di rappresentare l'intera Italia, perché l'Italia, ricordiamolo, è una e unica. Ci si può candidare alle primarie dicendo io voglio rappresentare il Sud Italia, altrimenti è una candidatura che è fine a se stessa o semplicemente per, tra virgolette, contarsi e vedere qual è la forza di una persona. Chi realmente vuole candidarsi alla guida di questo paese, che diciamocelo pure in modo chiaro, ormai è allo sbando, sia perché non c'è più politica che governa i processi ormai sono governati solo dall'economia e dai gruppi, dai pochi uomini che di fatto governano il mondo con le banche e con il potere economico. Chi invece vuole candidarsi seriamente a guidare questa Italia in modo politico lo deve fare cercando di volare un po' più alto e soprattutto cercando di interpretare quelle che sono le esigenze poi delle persone. Per interpretare le esigenze delle persone bisogna stare tra la gente. In questo momento vedo pochi politici che frequentano le piazze e le strade. Ci sono sì quelli là di scena, diciamo così, i comici della politica, che interpretano un sentimento di avversione nei confronti di una casta, credendola il male minore, il male maggiore, ma sostanzialmente tutti sanno, gli stessi soggetti che in questo momento interpretano questo modo della politica sanno bene che la casta probabilmente o quel gruppo politico, sparuto gruppo politico che ancora resiste in quelle stanze, è soltanto il male minore del nostro disastro in questo momento. Perché? Perché per quelle ragioni che ormai nessun politico più vuole sostenere, vale a dire una lotta seria, una lotta sociale, un modo di stare bene per la gente, perché di fatto sono privi di idee perché non escono dal palazzo. Questa era la mia posizione, una delle tante. Ho spiegato al Presidente perché di questa mia dichiarazione, perché sempre perché io non lascio una semplice dichiarazione alla stampa e basta lì solo per acquistare questo un po' di spazio sulla carta stampata, assolutamente. Ho motivato dal punto di vista politico qual è la mia idea e per la verità mi aspetto dal Presidente, mi auguro, diciamo in questo modo, forse mi auguro è meglio, che il Presidente faccia tesoro di questo mio piccolo suggerimento, questo mio piccolo mettersi di traverso. Perché se lui riuscirà ad averlo come uno spunto per un'idea politica di questa nostra battaglia politica che ci vedrà da qui a poco impegnati in questa competizione elettorale, probabilmente potremmo cominciare a avviare un percorso che abbia anche una fine, diciamo tra virgolette, buona per il centrodestra. Oggi basta guardare, basta vedere i dati che vengono pubblicati, noi rischiamo seriamente di scomparire perché non riusciamo più ad avere l'interlocuzione vera con le persone. Ancora in materia di primarie, è ricorrente il discreto tam tam sulla eventuale candidatura del Presidente della Regione Lazio Renata Polverini? Guardi, io lascio i tam tam giornalistici e anche le indiscrezioni o magari le elaborazioni filosofiche agli altri. Noi siamo impegnati con Città Nuova in un altro percorso. Non sarà sfuggita alla stampa e alle persone che abbiamo messo in atto negli ultimi 20 giorni, un mese, una serie di punti di ascolto della città, perché sfruttare, tra virgolette, quello che può essere una raccolta di firme nelle piazze
ti dà qualcos'altro e forse un segnale ben più preciso, che è quello di ascoltare la gente e capire realmente qual è lo stato d'animo del popolo di una nazione. Noi lo stiamo facendo in Campania, ma come noi in Campania, anche nelle altre regioni dove siamo presenti con i nostri consiglieri regionali, anche dove non siamo presenti con i consiglieri regionali né provinciali né comunali, ma con la semplice militanza, noi continuiamo ad ascoltare la gente, e la gente ci chiede questo rinnovamento profondo, non chiede di cacciare via la politica, chiede alla politica di interpretare meglio i bisogni delle persone. Noi stiamo ascoltando le persone, una volta che abbiamo ascoltato le persone l'avremmo fatto con la coscienza pulita, puliti anche da qualsiasi tipo di opportunismo da presentare questo o quel candidato alle primarie. Sicuramente ci sarà un punto finale delle relazioni che metteremo in atto, e a quel punto si deciderà se Città Nuove ha intenzione di presentare un proprio candidato credibile, perché penso, d'altronde non penso che sia sbagliato che chiunque leader di un movimento, di un partito, di una fondazione, se si accorge che deve interpretare quelle istanze delle persone, ci deve anche mettere la faccia. Noi non facciamo tatticismi politici, se c'è da mettersi in campo e rischiare anche in prima persona per un progetto che abbia un senso in questa nostra Italia, io credo che anche il leader di una fondazione debba rischiare. Noi sappiamo, ed è un sentire comune degli uomini che compongono, gli uomini e donne che compongono la fondazione, noi siamo abituati a giocarci le partite con la convinzione che possiamo vincerla. Non ci piace solo partecipare, non è nostra abitudine partecipare soltanto, ci piace di più collaborare e probabilmente essere determinanti per una vittoria che non è una vittoria di tipo personale di questo o quella persona o un'autoreferenzialità che in politica ormai si è capito non funziona. La nostra è una vittoria di un gruppo, di un popolo, di una gente, della gente che vuole realmente cambiare le cose e vuole avere un approccio alla politica in modo diverso. Chiudiamo con un giudizio sull'attività dei consiglieri regionali. L'attuale consiglio sembra essere composto in massima parte da invisibili, da sommergibili. La scarsa visibilità di cui godono, oppure la scarsa visibilità, non fanno niente per rendersi più visibili, e forse è soltanto responsabilità della famosa bollinatura, cioè non si possono presentare leggi, proposte di legge se prive di copertura finanziaria. Non ho l'abitudine di giudicare l'operato dei miei colleghi, assolutamente, così come non penso che il male assoluto sia la bollinatura, perché la bollinatura può metterti un ostacolo all'approvazione della legge nel momento. Allora sono sfaticati e basta. Ma penso che ci sia, ognuno sa quello che fa, noi cerchiamo di fare il massimo e cerchiamo di interpretare quello che sono i bisogni della gente portando proposte di legge in aula. Sicuramente un dato è certo, la politica è in crisi, ma sono in crisi, come la politica è in crisi, i partiti sono in crisi, ci sono una serie, tanti consiglieri regionali che pur militando nei loro partiti sono oggi in piena crisi esistenziale, non sanno più materialmente che cosa devono fare, mancano dei collegamenti con i partiti in senso centrale, questo dà un senso di smarrimento, e per chi fa politica sotto una sigla di un grosso partito, grosso o piccolo che sia, spesso ha la responsabilità di dover dire qualcosa e poi essere attribuito a quel partito. In crisi i partiti, in crisi la politica, ma è un rapporto sinallagmatico che non puoi assolutamente in nessun modo scindere. Ecco, intanto la cavalcata di Beppe Grillo nei sondaggi fa apparire tutto intorno vecchio, tutto appartenente al passato. Anche appartenenti al passato, anche le televisioni. Beppe Grillo non fa uso di televisioni. Non penso che sia così semplice l'analisi in questo momento. Beppe Grillo fa uso delle televisioni perché Beppe Grillo è uno dei personaggi in questo momento politici che va più in televisione rispetto agli altri. Attenzione, non mi sembra proprio. Su internet. No, ci va anche in televisione, viene nominato spesso sui canali televisivi della prima, seconda e terza rete, su Canale 5, su Rete 4, su Italia 1, cioè ogni giorno su Sky 24 non c'è un solo giorno che non passa il nome di Grillo, e quindi mi guarderei bene da dire questo. Io dico solo una cosa, lui attualmente fa il suo lavoro, che è quello di cavalcare l'onda di un'antipolitica che antipolitica non è.
lui ci mette del suo e funziona, perché si è funzionato in un certo senso, che ha smosso un po' le coscienze, ha smosso un po' gli animi, un po' gli umori, probabilmente era necessario anche quello, ma io credo che la proposta politica abbia fonte da altre parti, abbia altro senso, abbia altre forme, e non credo che questo possa portare l'Italia a riprendersi in questo modo. Bene, buon lavoro a voi tutti, grazie per la cortese attenzione. Taccuino Politico della Campania, come sempre, tornerà domani alla stessa ora.